come ho già detto altre volte, il lavoro è l'obiettivo principale. Nei primi 100 giorni il tema più concreto è quello del piano per i fondi europei, perché sono la programmazione delle risorse fresche che potranno entrare in Piemonte nei prossimi 6-7 anni, e quindi è di tutta evidenza che per sostenere le imprese, per sostenere il lavoro, questo diventa una questione strategica. Se vogliamo fare un paragone col MOSE, il MOSE e il passante ferroviario iniziano più o meno negli stessi anni come progettazione, il passante ferroviario è concluso. Ci sono state anche lì travagli, imprese che hanno fallito negli anni 90, però non mi risultano storie di mazzette, di corruzioni, di cosche più o meno, di cricche e così via. Anzi, il passante ferroviario, ripeto, è concluso e funziona, il MOSE non è concluso e non funziona, e il resto l'avete scritto. A questo aggiungiamo le Olimpiadi, sì. Aggiungiamo la metropolitana, sì, aggiungiamo il termovalorizzatore, sì, quindi insomma sono movimentazioni di miliardi di euro su cui non mi risulta ci siano state nulla di nemmeno lontanissimamente paragonabile a quello che ci hanno raccontato le cronache su Expo. Prima cosa è quella. Seconda, poi, dato che è sempre bene essere cauti e in base al principio ben noto a me e alla mia filosofia minimalista del assamai, io farò, metterò al lavoro un gruppo di persone che sul modello, in sintonia con quello che sta facendo il governo, predisponga un comitato che lavori non come ulteriori intercapedine burocratiche, ma rapportandosi al Presidente in via preventiva per affrontare i temi dello snellimento delle procedure, della trasparenza, della valutazione anche in alcuni casi delle persone, proprio per creare preventivamente un clima che allontani tutte le zone oscure in cui può sempre annidarsi la corruzione.